Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Lo spot del Vincenzo Siciliano che ha fatto il Palermo? Sicuramente tantissimo. Vincenzo è un mio carissimo amico che ho legato con lui a Frosinone, lo sento spesso e quindi non potevo dire che sì, a parte la piazza. Tu hai riconquistato la Serie A, il tornare in Serie B, sia pure la maglia di Palermo, quanto ti è pesato? Un po' mi è pesato, la verità. Volevo coronare il mio sogno, giocare una volta in Serie A, ma quando mi ha chiamato il direttore, poi sentendo la piazza, io non è che ho fatto grandi piazze come Palermo, è un po', cioè non potevo dire di sì, cioè, Palermo è una grandissima piazza e quindi un po' mi è dispiaciuto lasciare la A, ma speriamo di coronare il sogno con Palermo. Fabrizio Vitale, Gazzetta. Ciao, benvenuto. Grazie. Perché le volte che sei stato in Serie A non ci sono stati presupposti per restare in quella squadra? Cioè, tra Siena e Sassuolo, situazioni uguali? No, diverse, perché a Siena mi ha voluto Conte, poi è venuto Sannino e come calciatore cioè, non sposava i suoi modi di giocare. Invece a Sassuolo è stata una cosa molto diversa, che la società mi volevano, il mister, solo che cioè, mi ha chiamato il direttore, mi hanno voluto fortemente qua e io sono stato, non lo so, venuto a venire. L'obiettivo futuro è salire e restare qua? Sì, anche perché ripeto, è il mio sogno fare una presenza in Serie A, cioè, e giocare. Elia, calcio mercato. Ciao Gennaro, ciao. Benvenuto a Palermo. Grazie. La domanda è questa, tu hai già vinto dei campionati in Serie B, qual è la ricetta migliore per poter arrivare a questi traguardi e se credi in un Palermo ammazzato? Io penso che la ricetta sarebbe sempre fare molto, aiutarci sempre uno con l'altro e non sentirsi mai uno meglio dell'altro, ma penso che il gruppo è la cosa fondamentale e stare sempre sul pezzo. Poi mazzacampionato è un po' difficile in tutti i campionati, ma specialmente in Serie B che sono parecchie partite, è un po' difficile dire ammazzacampionato. Sicuramente siamo là e ce la giochiamo con tutte. A Palermo non puoi dire siamo qua per giocarcela, per salvarci e andare in playoff. Lo Iacolo, Giornale Sicilia. Ti vuoi chiedere le prime impressioni di queste prime ore a Palermo, come ambiente, come ragazzi, se già conoscevi qualcuno dei tuoi compagni, le prime impressioni di Mr. Gattuso? No, io appena sono arrivato, a parte la città che mi sembra di stare a casa a Napoli, che è un po' incasinata e eppure è bello sentire un po', ieri già un primo autografo, cioè sentirsi un po' giocatori. L'ambiente, sì, no, conoscevo, ho giocato contro Barreto, che mi ha accolto subito bene, poi mi hanno accolto bene i ragazzi, non conoscevo nessuno. Ah, Milanovic, che è stato con me a Siena. Sì, comunque l'impatto è stato buonissimo e poi il mister è carico come una molla. Speriamo di ti parlo un po' calmare, che siamo partiti a 1000, ci ha fatto correre troppo oggi. Ti vuol dire anche, così ho parlato con altri colleghi, ti hanno descritto come anche un calciatore bravo a fare gruppo, a tenere alto il morale lo spogliatoio, mi ho visto anche qualche tua immagine di ah. Sì, no, vabbè, a me piace molto stare, creare, cioè stare sempre in gruppo e stare bene con i ragazzi, mi piace giocare, scherzare, sono un buon giocarellone, però voglio vincere. Gio, CTS? Volevo chiedere un po' di scrivere per la caratteristica. Ma un giocatore molto offensivo, che è veloce, che piace molto la profondità, più o meno.
Ah, no, ogni tanto. Allora ogni tanto dico un po' anche in porta, l'importante io dico sempre è vincere, no segnare, cioè poi se segno io sono più contento, vi dico la verità, però è importante è vincere. C'è un lavoro news? Pensate un attimo alla domanda che ha fatto, perché quanto è importante avere in rosa, nel poi i giocatori con i quali magari condiviso anche esperienze importanti in passato, dato che si parla che dovrebbero arrivare tanti giocatori da Siena, Ezzi, sì, speriamo che arrivano tutti così vediamo il campionato. No, sicuramente sarei felice perché poi alla fine siamo già ragazzi che affiatati, che poi alla fine qua già ho visto sono tutti bravi ragazzi, tutti parecchi giovani, sperando che ci aiutiamo uno con l'altro. Rubino Medico. Ciao. Ciao. Come pensi possa essere la tua esperienza che ti ha preparato per una piazza come Palermo, soprattutto quale allenatore che si può avvicinare a Gattuso? L'esperienza sì, cioè di dargli una mano essendo il più grande, mettermi a disposizione pure calcisticamente, non solo nel spogliatoio e dargli una mano. E calcisticamente Gattuso si somiglia molto, anche se cioè, come carisma e pure Di Francesco era tipo così, Conte, cioè, sono gente carica e ti danno molto carica. Quindi l'esperienza con il Sassuolo e con il Siena ti hanno preparato a Palermo? Sì, 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 più di tutti come piazza, poi Palermo è cioè, molti più tifosi, molto più giornalisti, a stampa, disabituati a questa gente. Gatto sta. Ah no? Allora. Ciao. Volevo chiederti se prima di venire qui hai parlato anche con Scienza, visto che è stato un po' compagno di squadra a Siena, se non hai dato consiglio. Sì, 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 ho sentito Brienza subito, mi ha chiamato detto vai di corsa che si sta benissimo. Ho chiesto un po' perché è normale, sì. E lui ha detto no, stai bene, mi ha parlato benissimo, perché cioè, alla fine Palermo è una bellissima città, quindi anche ho parlato con Masiello che era stato qua a Salvatore, stavamo in vacanza insieme, cioè, abbiamo un po' scambiato qualche chiacchiera, a Pepe, sì un po' con tutti, mi hanno dato tutti i buoni. Perché te ne ha parlato male, ci sarà? Mio padre, no, no, non è mai stato, quindi non lo posso dire. Certo. Ancora Gazzetta? Ci puoi raccontare cosa ti ha detto Gattuso? Cosa ti è colpito? No, la prima volta che l'ha sentito, la prima cosa che ha detto, te la senti di venire? Io ho detto, cioè l'ho sentito già carico, che lui mi voleva e... quindi l'ho visto carico, ho detto sì, mister, io sono pronto per farmi questa grandissima esperienza. Calafiore? Tu conosci molto bene la Serie B, quali sono le squadre che Palermo deve temere maggiormente? Io penso tutte, è come nessuno, devi fare sempre la forza su se stessa e alla fine è il campo quello che conta, non è la più piccola, la più grande. Se vedi noi l'anno scorso stavamo stracciando il campionato, non riusciamo più a vincere la partita. Ma perché? Cioè, io penso che è sempre una cosa mentale, come il calcio è tutto testa. Se siamo entrati in un tunnel e non riusciamo a vincere, ci serviva un punto e facciamo fatica. Altre domande? Sì, l'ultima per piacere. Pensi che quest'anno le squadre rivali, diciamo, che saranno evidentemente la squadra da battere, vi affronteranno in maniera più arretrata, magari in Serie B sappiamo che è differente dalla Serie A, quindi saranno sul suo, su loro e voi dovrete attaccarli oppure giocheranno a viso aperto? No, io penso è difficile che giocano a viso aperto, di solito giocano sempre, sempre di ripartenza. Ogni volta all'inizio a Sassuolo ci giocavano tutti aperti e un po', infatti abbiamo fatto 6-7 vittorie di seguito. Poi invece col Palermo a parte non ci ha prevenuto, quindi penso troveremo parecchie squadre che si chiuderanno dietro. Vedremo molto gioco offensivo, insomma. Sì. Grazie.
Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.